Dai, che c'è Adi. Adi vuole parlarci di una cosa. Andiamo. Dai. Vai, vai, vai. Ah, guarda che bel sole che c'è oggi. Andiamo a vedere. Vai, vai. Lo guardava così, tipo, ma che cazzo vuoi? Bravo Argo, hai rovesciato la birra del cane lupo. Allora, Adi, dici che cosa. Ciao ragazzi, cioè, adesso vi presento due cosette per il full timer o non. Chi vuole un buon generatore a basso costo, robe così, presento questo qui. Si chiama. Vieni qua, che qui è il nome. C'è Argo che si vuole mangiare il bastone della GoPro. Vieni qua, Argo, che è un nome basta. Strano. Si chiama così, Bochmer, è questo il nome. Se lo cercano su Amazon, eBay, qua, dici un po' quanto l'hai pagato questo? Cioè, questo adesso lo trovate sui sotto i 500 euro. Sotto i 500 euro è un 2000 watt di picco, no, Argo, con 1800 di continuo. Cioè, vi dico, allora, io ho fatto una prova con l'app dei decibel. Questo con un'onda da 1000, da un kilowatt. Questo qui, cioè l'onda a 7 metri, faceva 52 decibel e questo qui faceva 58 decibel. Ma quello era un 1000, che costava il doppio di questo. E questo qua invece... Che costa doppio di questo. Cioè, questo qui, se faccio una prova con un'onda da 2 kW, per me questo batte l'onda. E questo qua praticamente quando non c'è più corrente, non c'è più, lo attacchi e fai... Cioè, facciamo anche una prova, un'accensione? Non lo so, vedi tu. On. Facci vedere. Tiri l'aria, schiaccia qui, benzina. Cazzo, parte e su. E non l'ho acceso da più di un mese. Adesso sei a un metro, allontanati tipo 7 metri qui in là. Non si sente, vero? Sì. E dopo sì, se ti attacchi delle cose che consumano tanti watt, spinge di accelera. Più. Spinge di va più. Va fino a 1800. Ma così, cioè, per caricarti solo le batterie, guarda lì. Cioè, e poi c'è tutti rimane. Gli attacchi là, no? Sì, dopo qui c'è gli attacchi, solo che c'hanno gli attacchi quelli dell'UK. Dei UK, no? UK. Che ti danno queste qui, vedete? A tre piedi. E dopo messo la presa. Ti danno loro, ti consigliano di prendere questo qui, che se no non lo trovi. A prendere questo. Oh, una figata, serbatoio grande, 4 litri e mezzo. 4 litri e mezzo. Dura che dura. Magari spegnilo perché non si sente in casa, se no. No, delle volte quando parliamo. Perché poi tu fai. C'è lo switch che tu fai. Questa è la benzina. Cioè, quella è la benzina. E da qui lo spegni. Ma va a gasolio la benzina proprio, sì. Dai, ti trovi bene con questo, sì. Io voi. Pesa 22 kg. Non è che. Lo prendi non pesa così. Tanto. Ma. E quindi secondo te questo generatore è l'ideale per il full timer? Nel senso che quando non hai corrente. Sì. Io lo consiglio perché a un full timer il generatore ci vuole, anche se c'ho 800 va di pannelli. Tu ce n'hai 800, 1800. L'inverter ti ci vuole. Sì. Cioè, un inverter, ma per di più quei 3 mesi all'anno d'inverno. È quelli dopo che dopo io lo uso quando devo fare dei lavoretti, ti attacchi il flessibile, trappano, cioè, fai subito. Sì. Correnti gratis, cioè gratis. Poi è anche mimetico, quindi non si vede. E poi invece la bici, dicevi? Dopo, sì, anche con la bici, dopo questo ti dà una mano anche a caricare la bici. Cioè, anche questa a me piace tanto perché occupa poco spazio. Questa qua è una bici che va voi, anche voi direte come? Va a batteria, sì. Cioè, questa è assistita elettrica. Ok.
Lo trovi su Amazon sui 900 euro. Vabbè, non c'ha ste ruote, non ce le ha così. Perché tu le hai cambiate le gomme. Dopo ho cambiato io un po' più di cose per farla adatta a me. Ma la figata che è di sta bici, apri qui, tiri. È come le vecchie Grazielle. Il piedino. E poi la chiudi. Prima c'avevo il monopattino, si può dire il marchio? Sì, di il marchio. Il marchio era quello lì da Ducati, quello lì da 1000 euro, il monopattino. Cioè, quello lì mi occupava più spazio di questo. Adesso vi faccio vedere, perché dicevo di spazio, vi faccio vedere anche dove li metto. Io non c'ho portabici, non c'ho... No, tu non hai niente. Non c'ho un cazzo di niente. Non c'è neanche il gavone, ma come mai è uguale? Spengo il radio? Spegni radio, sì, spegni radio. Abbiamo la birra del bro lupo. Adesso vi faccio vedere dove metto io le cose. Ah, perché poi la leghi col laccio, vedi? Ma ti è volato il coso davanti. Vabbè, lo rimetteremo. Qui ho tolto la sedia, perché quando faccio viaggi lunghi la bici generatore lo metto dentro e qui metto Argo. Ah, ok. Se faccio viaggi lunghi. Vabbè, adesso metto anche il generatore. No, raga, ma guardate che storie. Qui c'è la tanica. C'è ancora un po' di benzina. C'è la birra. Una birra che non deve mai mancare. Esatto. Vai. Voilà. C'è anche il sacco da mangiare d'Argo. La mia biretta. Ci hai messo il tablet. C'è il tablet con sistema audio da casa a 220. C'è lì il booper. Qui c'è una cassa. E lì dietro c'è un'altra. È proprio un bel impianto. Cioè, io comunque questo ve lo consiglio. Cioè, per me è il miglior generatore a prezzo da poco, dai. Ma per me questo è il migliore dell'Honda. A Honda pagate solo il marchio. Poi c'è il cavo qua, questo è il cavo 220, cos'è? No, questo è quando sono andato a Porto Sant'Elpidio. C'ero lontano dalla colonnina e il mio cavo è solo 10 metri. È una prolunga. È una prolunga per il corrente. Guarda che ti è cascato il coso. Vabbè, sono andato lì in ferramento, ho preso quello lì. Ma anche questo, perché io... Cazzo, questo qua tiene... Sì, questo qui tiene... Cioè, questo... Mettilo, rimettilo su. È davvero una figata anche questo, ma è fatto... È anche uno di quelli buoni, Due secondi. Vai, aspetta che ti tengo pure io qua, così. No, basta. Posto? Sì. Adesso chiudo qui e arrivo già. Vedi, questo qua fa tipo da isola dal freddo e dal caldo, credo. Adesso ce lo dirà Adi appena torna. Cioè, io questo qui lo consiglio a chi non ha il muro come me. È fatto bene, grosso. Io l'ho preso in offerta su un sito, ma ce l'aveva il negozio di Gatteo a Mare, lì vicino a Cesenatico. E questo qua praticamente ti tiene il freddo e il caldo fuori, sì, dal camper. Sì. Ma si sente, cazzo, porca troia, si sente che... Solo che io per di più, vabbè che era in offerta da 100 passa euro, l'ho preso a 75, io per di più l'ho preso che non mi si veda la bici e il generatore. Così non devo menare la gente che ci prova a rubare la bici. Ma adesso lo sanno nel video che c'è la bici generatore.